Siamo con Ghirotto, dopo questo 2-2, pareggio in casa con la Lazio. Quanto è il rammarico, visto il secondo tempo e che potevate forse chiuderla? Il rammarico è legato al fatto di aver effettuato di nuovo una grande prestazione, una squadra buona, questo certo non lo scopro io, una società blasonata, e chiaramente fa male essere raggiunti un po' in quel modo, però non è la situazione del presunto fallo del calciatore, mi fa un po' più rabbia, però questo poi con molta calma, perché adesso ho fatto i complimenti e ho applaudito la squadra chiaramente per la grande prestazione, però bisogna essere più precisi sotto porta, non è questione di cattiveria, un po' più precisi, e molto probabilmente il gol loro era solamente il ipotetico 3-2, molto probabilmente. Io intendevo esattamente quello, l'occasione avuta dal numero 7, la stessa poi la traversa poco dopo, sono quelle le occasioni. Sì, nel mucchio mettiamo pure due gol annullati dove forse uno c'è, uno no. Mettiamo in tutto questo scatolone comunque un qualcosa che va sempre insieme alla grande prestazione, che dà continuità in termini di ben giocare, di saper fare quello che prepariamo durante la settimana, era stato fatto finora a tutte le partite, dove ne avevamo persi due volte, vinte due volte, e oggi è arrivato il primo pari, quindi abbiamo rotto anche questo equilibrio di numeri che prima o poi bisognava fare. Fatto con la Lazio va bene.